manifesti? Una mia idea. Dovrebbero attirare i miliardi di romani. I miliardi, i milioni italiani. Se posso, scusatemi, fare il filosofo un attimo senza brusche ed opportune interruzioni. Ma vaffanculo, Giulia. Mi spiace, ragazzi, c'è del lavoro. Ecco, grazie. Gloria, Marty, mi serve un tubo di gomma. Non chiedetemi perché. È top secret. Andate a cercarlo. Ha tagliato il pezzo in cui diceva è personale. Spero che lo usi per menare Julien. E scegliamo. È uguale, Gloria. Rieccoci di nuovo qui, dove c'è la fontana. Che tra l'altro, credo di aver appena capito una cosa. I livelli, come potete vedere, siamo di nuovo tornati qui a quello della fontana. E il nostro counter, sia quello lì dei volantini, sia quello del legno, sia quello nostro delle rose, non è sceso a zero, non si è resettato. Quindi i livelli ci devi ritornare a certi punti. Ecco perché ci sono le cose per Marty, per Alex, quando non ci sono, per dire. Perché ti ci fanno tornare. Ergo, probabilmente il prossimo poster che non ho trovato si trova dove c'è il cannone, dall'altra parte. Ma stavo vedendo che qui c'è un palloncino con l'ippopotamo, ma per cosa è interagibile questa zona? Qua ce n'è uno con Marty. Vuoi vedere che intendono vai di qua con loro due? È questo il senso? I cannoni! I cannoni! Sono quelli che ti fai tu, Shorty. Ah, quanto... Se devo essere sincero, una e una cosa mi manca del secondo capitolo. Sto mimetizzando. Ovvero Marty che poteva correre. Quella è l'unica cosa che mi sentirete dire che mi manca del secondo gioco. Ma non c'è nessuno per le strade, davvero? Allora iniziamo ad andare a prendere i palloncini qui alla fontana che abbiamo acceso l'altra volta. Che tra l'altro non mi ricordo su quale tetto, forse questo qua, ma non vorrei dire una cavolata. C'era mica la rampa per Marty? Cosa stai facendo, Gloria? Sta saltellando nell'acqua, si sta divertendo. Qua tra l'altro hanno tolto le scatole che mi permettevano di salire. Le hanno tolte anche da qui, così non puoi più salire. In realtà meglio, cioè nel senso, se non c'è nessuno che mi disturba, non ci sono le guardie, non c'è nessuno, meglio per me. Posso andare a prendere tutti gli oggetti che mi mancano in santa pace. Ma mi chiedo, cosa succederà a Marty se finisce in acqua? Nota per Marty, tu non sai nuotare. Buono da sapersi. Cioè, lo immaginavo, ma non mi aspettavo certo la schermata in bianco. Mi aspettavo, sì, una morte. Ma non ci sono neanche più le scatole che mi permettono di salire qua. Ma scusami, e i palloncini come li raggiungo? Come li raggiungo i palloncini che sono qua sopra? Barriere architettoniche, ecco come farle. Arrivato a questo punto, mi arrendo all'eventualità di non completare tutti gli obiettivi secondari, ovvero vai e trova tutti gli oggetti in giro, perché se te li mettono così e poi non ti fanno neanche salire o te li fanno prendere, è inutile. Comunque, cosa avevo detto? Non potrai mai entrare in uno di quei cosi. Però io sì. Come se avevo detto, il cannone sarebbe servito a Marty. E oh, guarda là, adesso c'è anche la luce lì. Scusa un attimo. Gloria? Prendi questo. E allora cosa mi serve il cannone? Scusa un attimo. Ah, guarda gli italiani, si sono spostati dietro il portone. Mamma mia, gli italiani. Allora, entra nel cannone, Shorty. Sarà un gioco da ragazzi. Iha! Farò un'entrata esplosiva. Mi ha fatto divertire la cosa, devo essere sincero. Che cacchio vi spaventate, una zebra. Vabbè. Ecco a te, obiettivo completato. Puoi aiutarmi ad attraversare il canale? Non ti muovere, ci penso io. Sì, infatti, volevo vedere solo cosa c'era qui. Gloria, tocca a te. Non ti muovere, ci penso io. Non ti muovere. Ma scusami, io non capisco il senso. A parte che di qua il cartello è molto utile, immagino. Ci passeranno tante di quelle macchine. Non capisco, sti obiettivi secondari. Tipo, trova la legna o metti... Oh, scusate, avete ragione. O metti i cartelli, queste cose qua. Perché mi metti un numero
se poi alla fine ce n'è in sovraquantità? Certo, magari è per semplificare la cosa, eh. Tutto rispetto, perché probabilmente questo gioco è per bambini. E ci sto. Però, che cavolo? Ci sono bambini che fanno di quei giochi, proprio cercano minuziosamente la qualsiasi, ma proprio che vanno a spulciare in ogni luogo pur di trovare il minimo segreto. Scusa un attimo, se mi butto qua. No, non posso. E poi questi giochi, questi segreti lì, ne mettono talmente tanti che è inutile anche solo cercarli. Tipo sta legna. Perché non mettermene 50 a questo punto, visto che ce n'è veramente tanta, 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 tanta? Mettimene di più a questo punto, no? Oppure, mettimi la quantità di legna adeguata a quel livello. Non che vai nel pezzo dopo, che per carità... Ma, scusami. Ho mosso la gondola, ma che carina. Non che mi metti la quantità che devo cercare in un livello, ma non c'è quella quantità perché poi ci devi andare dopo. Non ha senso così. Ok, non ho trovato nulla. Vediamo. Vabbè che io sto... Dov'è? La custodia è troppo lontana. Stavo dicendo, sto criticando un gioco, boh, di quanti anni fa? Abbastanza, no? Mi danno fastidio queste cose. Sia a prescindere nel gioco in sé, sia perché, che cacchio, hanno fatto il primo capitolo che è bello, il secondo capitolo che è una merda. Questo poco poco ci risale, ma non del tutto. Alcune meccaniche sono, lo devo dire, fatte bene. Tipo il nuoto è semplice, non è difficile da fare come lo era nel 2, santo cielo. E meccaniche semplici come sono quella del mimetizzarsi, per quanto... sappiate, è una cagata, però apprezzabile come meccanica. Nel 2 non l'avrebbero mai messa una roba del genere, perché probabilmente non sapevo manco come farla. Vediamo, posso saltare? No, non posso saltare. Però se trovo una scalinata, eccoci qua, che ora posso risalire. Allora, la gondola che abbiamo spinto, dove l'abbiamo spinta? L'abbiamo spinta... Che sia questa qua? Questa qua davanti? Non credo. Vabbè. Con attenzione, Gloria. Che se no qua... Ah beh, c'era la scala anche di lì. Bravo. Stavo dicendo, con attenzione che se no cadi di nuovo dentro. Eh sì, mi sa che è quella lì. Comunque. Fiorellini, venite a me. Quanto siamo? Anche gli oggetti da collezione ce ne sono in sovrabbondanza. Benissimo. Oh sì. Ok. Wihi! Ah giusto, ecco perché dovevo aprire questa porta. Perché serviva per Marty. Ma come ci arrivo di là? Devo trovare un modo per Marty di tornare dall'altra parte se voglio prendere quel palloncino. Vabbè, vediamo queste strade che cosa contengono. Allora, qui c'è un punto dove rimbalzare e là sopra c'è un mega palloncino inarrivabile. Salve signora, i vicoli bui della Roma antica. Qua di sicuro ti arrivano con un coltello e ti rubano un rene. Mettiamo il... Ehi, bambina? Ecco fatto, scusatemi, ma sapete com'è? Vi siete messi in mezzo. Mamma mia! Ecco qua. Uno e due. Marty, tocca a te. Mettiti gli occhiali che sennò sta gente... Oddio, una zebra, mi spavento. Qui ci sono un bel po' di cosine che posso rubare, tra cui un bel po' di palloncini. Però io non vedo... Non vedo, dov'è il fascio luminoso? Ah beh certo, forse dove ci sono gli oggetti non ti mettono il fascio luminoso. Posso dire però una cosa... Prendetemi proprio per stronzo in questo momento, ma stare sui tetti così, con questi angoli fatti in questo modo, mi ricorda il Sierra Madre di Fallout. Lo so, per gli amanti di Fallout questa è eresia ed è una bestemmia, quella che ho appena detto. E soprattutto anche io sono il primo che lo penso. Ma mi ricorda il Sierra Madre tutto ciò. Come ti trovi con la vita da circo, Gloria? Mi piace ogni minuto. Riesco a passare un sacco di tempo con te. Oh. Eh beh, certo. Ai! No, non ci arrivo, peccato. Io continuo a chiedere, senza malizia, ma cosa esce fuori da una giraffa e da un ippopotamo?
come cucciolo, serio. Altro vicolo dove ti accoltellano, però stavolta invece del rene ti prendono il fegato. Voglio solo specificare che quello che sto facendo non sono battute su Roma, ma sono battute sui vicoli scuri, sappiatelo. I vicoli scuri ci sono anche qui da me, credetemi. Vista la distanza, probabilmente è roba per Alex. Ecco fatto. Siamo arrivati qui, ma qui che cosa mi porta? Mi porta a un altro tettuccio che mi porterà... Non lo so. Mi porta a un'altra rampa per correre, benissimo. Allora, aspetta un attimo, Marty, fammi vedere che cosa c'è. Nulla. Ah, ma scusami. Tutto questo mi ha portato a questo? Basta? Serio? Ah, no, mi ha portato... A calcio... Ah, oh... No, ti prego, tutta sta strada per cosa? Per fare il salto dentro la porticella? Ma Dio mio... Ale! Ecco, non mi sono distrutto le zampe. Come piccolo enigma ci stava, abbiamo fatto tutto il percorso, quindi Marty ha fatto il mega salto che l'ha fatto arrivare qua, Gloria gli ha aperto le strade e ora torniamo indietro con lui. Devo ammetterlo, questo piccolo enigma era carino. E siamo a 11 palloncini su 15. Ma se provo a calciare la gente, non succede niente, sono triste. Sono triste perché se facevi qualcosa agli NPC nel primo, almeno cadevano, si facevano finta male. Sì, certo. Con che tempismo sei riuscito a fare quel salto? E tutto ciò a cosa mi ha portato? Vediamo qua sopra se magari c'è qualcosa per Marty. Credo che saltellando qua giù con Marty arriviamo in un punto di non ritorno. Arriviamo in un punto in cui non si torna indietro. Ma quindi dove cavolo è il coso dell'acqua? Scusami. Scusami un attimo. Quando l'abbiamo trovata la canna dell'acqua? Quando l'abbiamo trovata la canna dell'acqua? O l'abbiamo trovata in uno di quei momenti volanti con Marty? O era dentro la cassa di legno? Perché io non l'ho vista. Va bene così. Va bene così. Torno indietro e concludiamo la missione. Ecco fatto, pinguini. Tenete. Tan tan.